11 anni fa, come oggi, la morte del sostituto commissario della Polizia di Stato, Filippo Raciti, medaglia d'oro al valor civile, caduto in servizio nel corso degli scontri in occasione del derby Catania-Palermo. Un avvenimento che, come ha ricordato il questore Alberto Francini, il giorno stesso del suo insediamento a Catania, cambiò per sempre il mondo del calcio. Questa mattina il neo questore etneo ha tributato un omaggio al poliziotto caduto in servizio, depositando una corona d'alloro davanti al monumento eretto in sua memoria, all'interno dello spiazzo della tribuna VIP dello stadio Angelo Massimino. Subito dopo, all'interno del decimo reparto mobile, suo luogo di lavoro per tanti anni, Raciti è stato solennemente commemorato con una messa celebrata in una sala a lui intitolata alla presenza dei colleghi. In questo momento il pensiero è pressoché esclusivamente per i familiari, per i genitori, per i figli, per la moglie. Poi a me l'episodio di Raciti è un episodio che ho vissuto direttamente, perché in quel periodo io ero molto impegnato nell'ordine pubblico negli stati, quindi è un episodio che mi ha colpito particolarmente, perché erano situazioni che a Napoli, insomma, su altri scenari ma altrettanto difficili, vivevo quotidianamente, quindi c'è anche una empatia, un'emotività personale sulla sua vicenda, insomma. Poi io, come detto anche altre volte, il valore aggiunto del sacrificio del nostro collega è dato dal fatto che il suo sacrificio, la sua fine ha rappresentato un momento di cambiamento epocale nell'ordine pubblico negli stati. Questo bisogna dirlo, e per questo io, diciamo, anche in altre occasioni ho sostenuto che Filippo Raciti è un martire, perché i martiri sono quelle persone che con il loro sacrificio fanno cambiare le cose. E negli stati, devo dire, si deve fare ancora molta strada, ma rispetto a prima di Raciti è cambiato completamente lo scenario. Ricordo di mio marito, l'emozione di quel 2 febbraio, non le nascondo che la vivo ogni giorno, quindi è un'emozione forte e intensa. Venire in questo luogo, cioè proprio venire allo stadio, sento ancora quella violenza, come se si fosse verificato quel giorno, e quindi questo luogo mi rende un po' agitata, ecco, dico, non le nascondo questo, però il ricordo di quel 2 febbraio è indelebile nella mia memoria ogni giorno. Mio marito era molto conosciuto a Catania e dei colleghi, ovviamente, era un fratello, un caro collega, e credo che però forse magari l'emozione sta anche al fatto che quel 2 febbraio l'hanno vissuto insieme a mio marito, e credo che quella giornata sia indelebile per ogni cittadino di Catania, per ogni collega di mio marito e anche per il mondo del calcio. L'ho sottolineato in questi anni a Catania. Io ritengo che a volte forse magari l'ho detto in maniera diversa, forse c'era un po' di rabbia in più, ma l'unica cosa che penso che sia più giusto a Catania, che ha l'obbligo e il dovere, è quello di educare soprattutto nelle scuole alla memoria, per non dimenticare, perché le cose cambiano in positivo, perché quel giorno mi è stato consegnato una società giovanile malata, perché la morte di mio marito, la mano assassina di mio marito, è una mano giovane, che significa che la città di Catania ha bisogno di educare i giovani.